Un caro saluto a tutti e benvenuti in questo nuovo episodio. Come sempre, prima di cominciare, se non l'avete ancora fatto, vi consiglio di iscrivervi al canale e di cliccare sulla campanella posta a fianco per non perdervi le notifiche di tutti i futuri prossimi video che pubblicherò. Oggi ritroviamo nuovamente Raffaele Morelli ed un altro suo libro che può rivelarsi utile ed interessante, vale a dire Come amare ed essere amati. Premetto che non è mia intenzione fornire un manuale di istruzioni, anche perché non possiedo la formula magica anche per questo tema, e forse questa formula magica nemmeno esiste. Ed è poi quasi superfluo ricordarci che conta soprattutto la pratica più che la teoria. Credo però allo stesso tempo che possa essere utile per chi lo desiderasse approfondire questi argomenti o quantomeno provare ad ascoltare punti di vista e pensieri differenti. In particolare questo libricino si suddivide in tre parti, vale a dire come risvegliare l'eros, la passione, cosa dirsi e non dirsi nella coppia e come essere felici e avere insomma un buon rapporto con se stessi anche da single. Insomma, una serie di consigli per cercare di vivere la sfera amorosa con maggiore pienezza, partendo secondo me da un presupposto fondamentale che è un po' la chiave. Rappresenta le fondamenta su cui costruire tutto il resto, vale a dire il rapporto con noi stessi. Imparando ad ascoltarsi, in maniera anche più profonda, ad avere un buon feeling con noi stessi, una bella complicità anziché autocritiche e dialoghi limitanti e distruttivi, si possono coltivare relazioni altrettanto armoniose con le persone a cui teniamo. Se volete approfondire il tema, vi lascio il link di rimando al libro qui sotto nell'info box per acquistarlo. Io, come sempre, anche per oggi, vi ringrazio per l'attenzione e vi do appuntamento al prossimo episodio.